Ciao ragazzi, come avevo promesso, oggi parliamo di retroversione della planche. Allora, in questo video non voglio sconvolgere tutto quello che già si sa, tutto quello che già è stato detto. Mi interessa però puntualizzare una piccola cosa su cui tante volte si tende a puntare il dito e a giudicare. Quindi io ritengo che se volete puntare il dito potete farlo, ma perlomeno informatevi in modo che non facciate la brutta fine di dire delle stronzate mega galattiche. Allora, in un post di qualche giorno fa, che ovviamente non citerò dove l'ho letto e chi l'ha scritto, ho visto una cosa che un attimo mi ha fatto scattare la lampadina e ho deciso insomma di fare questo video per spiegare un attimo il mio punto di vista. Sostanzialmente c'era un ragazzo che stava eseguendo una planche, quindi un orizzontale in appoggio con le gambe divaricate. E un commento di una persona andava chiaramente a dire: devi aumentare la retroversione del bacino, non c'è la retroversione. Allora, quello su cui voglio fare un po' più leva è che bisogna saper contestualizzare le cose. E non a prescindere andare a dire una cosa che è già stata detta mille volte, la riprendiamo e semplicemente la ripetiamo come delle paperelle. Ok? Questa è la cosa che in assoluto non si dovrebbe fare. Quindi, prima di dire o fare un commento, diamo un attimo a riflettere su quello che stiamo per scrivere. Quindi, adesso vi mostrerò due foto grazie alla collaborazione di Gagi Yataro. La prima e la seconda. Bene? Allora, se voi guardate queste due foto, presentano una sottile differenza e la potete chiaramente vedere a livello di retroversione del bacino. Quello su cui voglio puntualizzare è che Gagi non sta sbagliando, lui sta adattando l'esecuzione di un movimento in funzione di quella che è la fisiologia del bacino. Questo impone che in base alla divaricata che noi andiamo ad utilizzare, noi possiamo più o meno mantenere la retroversione. Quindi puntare il dito a prescindere e dire devi fare più retroversione è una cosa troppo limitata, è una cosa troppo superficiale. Quello su cui ci si deve concentrare è andare ad analizzare quanto è l'apertura delle gambe. A livello fisiologico, noi non possiamo, se siamo nella norma, quindi non abbiamo malformazioni oppure abbiamo delle caratteristiche congenite del bacino che ci permettono di farlo, se noi siamo nella norma, non possiamo mantenere la retroversione del bacino con un'apertura delle gambe superiore ai 90 gradi. Questo non potete farlo. È contro la fisiologia del bacino, cioè arriva ad esserci una situazione di impingement per cui sente del dolore, del fastidio. Ecco, quindi quello che io vi chiedo è, prima di puntare il dito e andare a eseguire commenti, andate un attimo a sviscerare quello che vedete. Va bene? Quindi il riassunto di questo discorso è che la retroversione del bacino voi potete mantenerla in una planche divaricata, fin tanto che le gambe sono a 90 gradi o poco meno. Nel momento in cui voi andate a superare questa angolazione è impossibile, se siete delle persone normali, mantenere la retroversione del bacino. Tutto questo discorso si riconduce ad una cosa: se siete degli individui che presentano una distribuzione del peso, un peso, una lunghezza degli arti tale per cui per voi il salto di leva tra una progressione e l'altra è troppo elevato, nessuno vi andrà a puntare il dito e vi dirà: no, non puoi farlo perché non stai mantenendo correttamente la retroversione del bacino. Ok? Quindi io vi dico, se a voi serve andare a perdere un attimo la retroversione per poter rendere il passaggio di leva più graduale ed evitarvi noiosi infortuni come possono essere quelli alle spalle o ai gomiti o ai polsi, fatelo, non c'è nessun problema nel non farlo. Ok? Quando dopo arriverete al punto in cui potete riallineare il bacino secondo le vostre esigenze, allora a quel punto sarete invitati a seguire un certo tipo di lavoro per favorire un certo tipo di attivazione.